Bentornati di nuovo ragazzi, benvenuti in un altro video di oggi, il secondo video di oggi e appena pubblicato un altro link nel mio canale per vedere il video. Invece stasera sono con Junior Izzy, lascerò il link in descrizione per seguirlo su Spotify, su Instagram, su YouTube, se mi va sempre. E oggi vado a fare un'altra reaction, visto che il nostro Junior Izzy va pazzo per Mambo Rosco, mi ha anche convinto, però io dico, non ascolto Mambo Rosco da un po' di tempi, quindi sono un po' curioso, se lui smette di fare quelle faccine magari possiamo andare avanti. E iniziamo subito, Wave, allora, la canzone di Wave, vero? Sì, si chiama Wave. Sì, se non sbaglio si chiama Wave, il feat l'ha fatto con... la canzone si chiama Wave. L'ha fatto con... Il personaggio... Merky J. Ti giuro che questo quarantena sto scoprendo nomi strani. Sì, ma infatti... Ninja. Adesso sto qua. È che infatti io questa artista non lo conoscevo neanche io. A parte oggi, si chiama... Ma è americano. Credo di sì. Ascoltiamo, si chiama Merky J. Dai, andiamo. Andiamo, bitch. Come il volume, no? Come il volume, se non si sente niente. Fermarmi mai, vieni a cercarmi. Quindi tu senti un po' di più, se no io sento, però tu non senti. Eccola. Senti. Sì. No! Sono la Wave, sono troppo Wave. È italiano. Chiamo bitch, non ti chiamo baby, io la chiamo baby. Come detto che è italiano? Tutti lo sanno, sono crazy. Mi sento una superstar. Bad bitch nella supercar. Scrivo l'invidia. La trappa è la mia Bibbia. Non sei su Wikipedia. Cerca sulla sedia. Prendi lavoro dal Messico. Ho tutto quello che mi merito. Wave con un'onda. Il karma ritorna. Aumento la somma. Boh, non è male. Non è male. Mi stai citando. Non è male. Però mi sa che c'è un amico di coso, di Mambo, vuol dire che lo sta magari tirando su lui. Perché io prima di oggi non sapevo neanche, cioè non l'avevo mai sentito. Per questo l'ho anche un po' perso. Si vola, si affonda. Nel tuo blocco faccio strike, clock addosso, già lo sai. Non faccio fecella gratis, non vado ad MTV Speed. Non la voglio la tua base, c'è Andrew che mi passa il dito. Non faccio freestyle gratis, non vado ad MTV Speed. Non la voglio la tua base, c'è Andrew che mi passa il drip. Come il wifi, non puoi fermarmi mai. Vieni a cercarmi, pure su Fortnite. Cavalco onde molto più grandi di quello che credi. Sono la wave, sono troppo wavy. Ti chiamo bitch e non ti chiamo baby. Tengo una Glock, ecco Mambo. Vado di fretta. E ora c'è Mambo. Sempre di corsa, pare che ho la testa in una morsa. Conto solo della settimana scorsa. Toccami e prendi la scossa. Se faccio una canna la faccio grossa. Mentre penso alla prossima mossa. Se la mia bitch, la chiamo baby. L'ho ma baby che she crazy. Mi compro due anelli tipo Yuri Keki. Così quando passa la vedi. Sono wave, sono wave. Già sei con me, fuck you baby. Dammi soldi, cosa cazzo credi? Scarpe di me. L'intera canzone spacca. Non vado da MTV Speed. Anche se lo conoscevo comunque se non lo conoscevo, no? Comunque spacca per dirti. Non se lo conoscevo comunque spacca. Ma secondo me ha spaccato. Sono troppo wavy. Ti chiamo bitch e non ti chiamo baby. Manchi più Mambo. Troppo drip. Piccola bitch. C'è una cosa fatto Gloppy easy. Proprio la base è di Angie, mi sa. Sai che Angie è il beatmaker di Mambo Rosco, quelli là. Sì. Comunque ha spaccato le canzoni. La canzone comunque non è male, per dirti, come primo ascolto di questa nuova artista. Comunque non mi ha deluso, per dirti. Cioè, no,
anche se non lo conoscevo, comunque non mi aspettavo questa qualità. Ma anche se per dirti, non sarà la stessa, cioè non è la stessa altezza di Mambo Rosco oppure di altri, però per dirti, come primo passo fatto tanto. A me è piaciuta la canzone, ovviamente, cioè lo riascolterei anche tante volte, tante volte, però per dirti, anche la parte di Mambo non è male. Anzi, quel flow, lo stile di Mambo è americano, quindi comunque che lui comunque il fatto che lui riesca a portare il suo flow, cioè riesca a trasformare il suo flow americano in un pezzo italiano, comunque è una cosa difficile da fare, però ha spaccato. Cioè lui, come la canzone che non ho mai fatto la reaction, il passo, l'ho ascoltato, cioè, a parte che è diffusa tantissimo su coso, su TikTok, no su TikTok, che fanno tutti guardare il mio passo, però per dirti, io quella canzone l'avrò ascoltato 4 volte, tipo, però per dirti, spacca. Sono quei tipi di canzoni che tu ascolti e ti va di ascoltarlo tante volte. Però questa... Come quelli di Bello Figo. Io le canzoni di Bello Figo le ho ascoltate una volta, basta, quasi. Unica canzone che sto continuando, unica canzone che sto continuando a ascoltare di Bello Figo è coso. Lei porta la quinta. Quella è una canzone vecchia. Ma sai cosa mi piace? Mi piace non per le cazzate che dice nella canzone, ma proprio per... il fatto di, cioè il suo modo di farmi mi è piaciuto della canzone, quindi per dirti ci stava. Spacca. No, comunque parliamo di sta canzone, visto che è la reaction che stiamo facendo, ha spaccato la canzone, a me è piaciuta tantissimo, quindi non è male. Ma tu hai cosa da dire? No, ma è stata una bella canzone, cioè è una cosa easy, fatta bene, secondo me l'hanno fatto in 2 settimane, secondo me, poi non si sa mai. Beh, io non penso che una canzone lo fai in 2 settimane, guarda che una canzone può andare in studio, ascolta la base e scriverci, questa canzone l'avranno fatto in 20 minuti, però per dirti, se l'hanno fatto, visto che noi due non sappiamo quanto tempo abbiamo, però se l'avessi fatto in 20 minuti comunque... è lo stesso un lavoro fatto bene. Come, cioè io penso che sia la sua prima, io non lo conoscevo fino adesso, quindi dopo andrò un po' a stalkerarlo su Instagram e tutto, no? Tutto. Io spero che lui guarda il video e accetti i miei complimenti. Non faccio i complimenti per dire guarda, fai schifo, però dico che hai spaccato per fare questo, però per dirti, io non l'ho mai ascoltato, è sempre meglio di tantissimi artisti che magari sono una scena per tanto tempo. Ovvio, tranne Madame è l'unico che spacca. Ovvio. Cioè io non metterei nessuno al primo piano di Madame. Pensa che qua Christian si è innamorato. È la mia crush, come dicono i 12 anni, è la mia crush. No, crush. Crash. Spacca. A me piace, ragazzi, la personalità, il suo modo di fare mi piace. Tipo ieri ho passato tipo 4 ore a guardare la sua diretta di Madame. E poi mi sono addormentato. Damn. E poi mi sono addormentato. Però, cioè, per dire, sono queste canzoni che io ascolterei 3-4 volte al giorno, perché comunque, cioè, se lo ascolto 2 volte riesco comunque a cantare. Dimmi, Easy, che stavi dicendo? Ma secondo me, boom, sta canzone mi è piaciuta. Anche il Mambo, secondo me, ha cambiato flow. Dopo è arrivato da nulla, hanno cambiato, è entrato Mambo. Ha spaccato, ha flexato, con il suo sugo e basta. Mambo è spaccato. Mambo è Mambo. Mambo è Mambo. Mambo è Mambo. Come dice Mambo, ma Mambo è un mostro. Io Mambo comunque, non sono artisti che io Mambo, non è, se magari quando fa una canzone io ascolto una volta, poi comunque non mi... Ultimamente la canzone che sto ascoltando tanto, non per farle caculo, ma
La cosa che sto ascoltando ultimamente tanto è Spaccato di Don Joe e Madame. Quella. Poi sto ascoltando anche Coso Spigoli. Spigoli di Ta Supreme e sua sorella. Ovviamente, visto che con i nomi faccio cagare. E poi sto ascoltando anche canzone. Sto ascoltando Travis Scott, Don Trevor, quelli là. Quindi. Sono pezzi che comunque vado. Però ultimamente se sono fissato con comunque più con Madame, più con quella canzone di Madame con Ta Supreme e cosa, Travis Scott. Ah, non è male. E poi sono anche fissato con Junior Rizzi, è un artista che lascerò il link in descrizione, con cui ho fatto un feat. Poi comunque, dopo questi bellissimi complimenti e un po' di leccaculi, ma leccaculi detti con maniera vero, perché la verità va detta sempre. La verità è la cosa giusta da dire. E lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e vi chiedo già la data, no? Era la data per il singolo. Per singolo, quando era? Oh, cioè, il remix di Corona esce il 15 giugno. 15 giugno il pezzo di Junior Easy esce con me dentro, quindi andate tutti a seguirlo su Spotify così non perderete quando uscirà. Comunque quando uscirà il pezzo, se questo video raggiunge il 100 visualizzazioni, spoilerò 15 secondi della canzone. Se sempre se lui sarà d'accordo, anzi facciamo dire lui è un numero visto che la canzone è sua. Oh raga, per Junior Easy appena arriviamo a 200 visualizzazioni, 15 minuti di spoiler, vedremo la parte. Nego che... La canzone dura meno di 15 minuti, la canzone dura 3 minuti qualcosa, quindi 15 secondi volevi dire. Ah, è vero, 15 secondi, scusatemi, bianchi, sbaraneri, sbaglia cinesi. Lega da capa, sai. Passiamo e chiudiamo, grazie Easy per la tua ospitalità, e andate tutti a seguirlo, ora io passo e chiudo, quindi tu lascia un like, ragazzi. Se no ti vengo a inculare di notte, arriva l'uomo nero. Raga. Sì. Comunque, ragazzi, ho trovato un nero che mi fa ridere. Si chiama Falu.verificato. Aspetta, tu stai sponsorizzando un negro nel mio canale. Ma che cazzo di negro sei? Bella raga, lasciate un like e iscrivetevi al canale di Christian. Ecco. Ogni volta quando mangio il cibo.